Buonasera a tutti, io voglio subito contattarmi con ognuno di voi, perché avendo deciso di partecipare a questa manifestazione, state dimostrando di aver colto quello che è il vero significato del ricordo. Io non voglio in questa introduzione fermare solo al ricordo delle foibe, voglio allargare il discorso a tutte quelle tragedie che hanno vissuto tante vittime del passato e purtroppo del recente passato. Per cui il ricordo è importante affinché queste tragedie non si ripetano più. Per quanto riguarda il 10 febbraio, questo giorno del ricordo delle foibe, noi oggi dobbiamo andare oltre quel vulnus di tutto italiano che tende a catalogare le vittime tra vittime di serie A e vittime di serie B. Questa cosa deve essere superata, appartiene ad un retaggio politico, ideologico ormai superato, e quando dico questo faccio riferimento sia alla destra che alla sinistra. Molto spesso questa deviazione giunge all'assurdo, al negazionismo. Addirittura si è arrivato a negare l'esistenza della Shoah, una cosa assurda. Anche ultimamente abbiamo visto, per quanto congenere le foibe, che c'è stato qualcuno che ha negato l'esistenza delle foibe con degli striscioni apparsi in varie località, ma questo è un negazionismo di matrice prima di giunta, perché così ringrazio il dottor Salibeni che è venuto subito in mio supporto, perché non mi ricordavo il nome di Guareschi. Il Novecento europeo ha conosciuto tante culture, abbiamo più o meno famose, abbiamo già citato la Shoah, ci sarebbe Katyn, tutti gli eccidi che ha compiuto l'esercito nazista, quindi, però ecco, la tragica sorte che è toccata agli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume è andata proprio a colpire nel cuore geografico il vecchio continente. Perché dico questo? Perché stiamo parlando di una zona di confine che è stata spartirata quella che è l'Europa orientale e l'Europa occidentale. Quindi ecco, forse anche per questo motivo, vista la fragilità dell'immediato secondo dopoguerra, proprio di confine con una seconda guerra mondiale che ha visto l'Italia uscire con le osservazioni, probabilmente per questo motivo la politica di allora non è riuscita a gestire nel migliore dei modi questa tragica disavventura. I nostri connazionali che perirono per mano dei soldati di Tito meritano di essere ricordati, lo ripeto, alla stregua di ogni altra vittima che ci sia stata in passato. E noi oggi dobbiamo fare proprio questo, dobbiamo dare voce a questi innocenti che sono stati lasciati dalla storia per tanto tempo nel fondo di una foiba. Che cos'è una foiba? Geologicamente parlando, è una voragine rocciosa che è molto, molto presente tra il Carso e l'Istria, che si è creata dall'erosione dei corsi di acqua sotterranea. Hanno poi questa una forma particolare, cioè hanno un punto rovesciato e sono profonde fino a 200 metri. Questo è il significato geologico di foiba. Ebbene, lo storico Arrigo Petacco nel suo Esodo scrisse questo: delle foibe si conosce solo il significato geologico, per il resto un assordante silenzio. A proposito di silenzio, io assolutamente non sono polemico, non voglio essere nemmeno questa volta, però voglio dire una cosa a tutti quanti. In tempi non sospetti l'amministrazione comunale si è prodigata nell'invitare le scuole di primo e secondo grado di tutto il comprensorio, ma non c'è stato alcun tipo di risposta. Avevano chiesto di far preparare un demo, una poesia agli iscritti, agli studenti di ogni singolo istituto, ma veramente c'è stato un silenzio, ecco, assolutamente.
assordante anche da questo punto di vista, ma è tutta colpa della neve, perché la neve è caduta in un momento poco opportuno, mi dispiace, non possiamo farci nulla. Il 28 è stato lo sciopero dei camionisti che ci ha creato qualche problema nella presentazione del libro di Nino Chiaramonte, ci hanno anche curato, mandava il gas per il riscaldamento, però insomma. Mi dispiace molto, mi addolora non aver avuto la benché minima risposta da parte di una scuola. Un semplice no, non possiamo venire, grazie per averci invitato, l'iniziativa è lodevole, eccetera, eccetera. Ma torniamo al giorno del ricordo, il giorno del ricordo che lo diceva già Mirello prima, è stato istituito con la legge 92 del 2004, ma in questi 8 anni sono stati veramente rari gli eventi dedicati a questa giornata del ricordo, cioè è stata la prima volta che lo fa. Sinceramente io sono, sembra strano, ma sono un po' orgoglioso del fatto che Civitano sia uno dei pochi comuni che si interessa di questa cosa, perché io sarei più contento se ne parlassi in maniera più diffusa, perché vuol dire che è qualcosa che si sente, qualcosa che si può spiegare, soprattutto le nuove generazioni che non hanno la fortuna di poterla conoscere. Mi hanno fatto invece molto piacere i consensi positivi che ho ricevuto all'interno di questo evento da parte dell'assessore alla cultura della provincia di Cosenza, dottoressa Corigliano, dell'assessore alla cultura della regione Calabria, professor Caligiuri, del senatore Gasparri e dei professori Caffaruso e Clemente. Questi mi hanno fatto veramente molto, molto piacere. E a proposito di persone di Giorgio Rivieri, molto spesso oggi io sono particolarmente onorato di sedere a questo tavolo insieme a due relatori di eccezione, quale il professor Filippo D'Andrea e il dottor Lorenzo Salimberi, che ringrazio per aver aderito al mio invito e do a entrambi il benvenuto a Civitano. Il professor Filippo D'Andrea mi ha premiato perché il giorno in cui l'ho invitato mi ha detto: io rinuncio volentieri ad un'altra conferenza per cui essere a Civitano per portare le forme. Io, ecco, quel successo l'ho visto come un premio al mio impegno nel mettere su questa iniziativa. Io lo ringrazio davvero di cuore, professor D'Andrea. Il professore è teologo e filosofo, in quanto la mezza terra, tra gli ideatori del cenacolo filosofico, è autore di tantissimi libri, tra cui uno molto bello sul nostro San Francesco di Paola. L'editore, ecco, è lì presente con noi, vi ringrazio per essere venuto a Civitano a partecipare a questa manifestazione. E il suo intervento, così come mi ha detto ieri, menzionando una telefonata che è in corso da lingua, sarà di tipo concettuale. Diverso invece sarà l'apporto del dottor Salimbene. Il dottor Salimbene, è il dirigente della Lega Nazionale, è una storica associazione che dal 1891 opera per la difesa della italianità di Trieste e del Venezia Giulia. Lorenzo viene da Trieste, dalla mitra europea Trieste, una Trieste che in questo immediato secondo dopoguerra ha rappresentato un po' la Berlino d'Italia, con le riviste in zona Asia, ingegneri, esatto, i britannici che puntellavano quella zona, la famosa linea Morgan e via discorrendo. E noi di proposito, con l'amministrazione comunale, abbiamo posticipato il giorno del ricordo ad oggi, perché volevamo proprio la presenza di una persona importante come Lorenzo, perché avere qualcuno che studia sul posto è importante, fondamentale, perché può darci delle informazioni che magari a noi potrebbero o non arrivare o arrivare distorte. Quindi è importante la presenza del dottor Salimbene. Il dottor Salimbene concentrerà il suo esodo di 350.000 persone che arrivavano in Italia e venivano prese a fisica, in provenienza e risulti. La storia, la responsabilità politica di un partito all'epoca illuso da un ideale che ha consentito passivamente alcuni eventi che hanno segnato
E questa è una tragedia tutta italiana. E noi, che siamo la generazione post-guerra, non abbiamo letto nei nostri libri di scuola che è successo in Otavarsi. Non sappiamo che cos'era una folla. Quindi sappiamo bene il ruolo che ha avuto il Partito Comunista in quel periodo, il ruolo che ha avuto Togliatti in quel periodo. Cosa è successo in quel periodo anche in Italia, come rispondevano gli stessi italiani. Per questo alla fine ha creato quell'oblio di cui parlava prima Mirella, che non ha dato l'opportunità a tanti di sapere la verità vera su quanto è successo agli italiani che vivevano in questa parte della città. Noi per questa sessione comunale sin dall'inizio abbiamo dedicato grande attenzione. Vogliamo che appunto con questa sera inizi una riflessione che non si fermerà solo all'appuntamento del ricordo, ma sarà eventualmente riportata in altri appuntamenti, perché è giusto, e lo diceva prima bene Rosario, che le scuole inizino a capire, a formarsi su quello che effettivamente sono questi eccidi, cioè su quello che effettivamente è successo. Perché più delle volte, guardate, per ideologia si mettono da parte grandi verità. In altri luoghi, dove ancora oggi in diverse parti del globo succedono analoghe situazioni. E più delle volte quel silenzio assordante è dato dal fatto che non è stato solo un fatto isolato, dettato da una situazione di caos e di esasperazione ideologica, ma se vogliamo ci sono alcune realtà locali che genericamente vivono di questo. Allora è chiaro che secondo me anche da Civisano può partire un nuovo messaggio di coinvolgimento delle scuole, della popolazione, per far capire effettivamente quanta brutalità ancora c'è oggi nel mondo. È un paese piccolo come Civisano, secondo me ci sono le condizioni per stimolare, quindi far approfondire, far capire quanto di male è stato fatto in questa nazione, in altre nazioni, e quanto ancora si continua a fare. Grazie. Quindi non è stato solo un fatto isolato, dettato da una situazione di caos e di esasperazione ideologica. Questa terra si batte, 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 si basa proprio anche sulla loro diversa componente etnica. Queste terre si basano proprio anche sulla loro diversa componente etnica. Queste terre si battono sul Adriatico nel corso dei secoli, appunto. E quindi una comunità italiana fortemente radicata, una comunità italiana che nel corso dei secoli ha convissuto appunto fino allo scoppio dei nazionalismi e alle esasperazioni della propria appartenenza etnica con le comunità slovene e croate che invece esistevano sulle retroterra. Quindi una zona particolarmente complessa. Una zona complessa in cui alla fine della Grande Guerra viene tracciato con molte difficoltà, dopo lunghe trattative, un confine, appunto da questo confine del 1920, che riconosce in base a quelle che erano le richieste dell'Italia nei confronti delle sue rivendicazioni, in base alle quali era entrata nella Grande Guerra